Hello everybody, hello YouTube, welcome on iKeys Gamer. Marco speaking from Monza. You may be know me from iKeys Racing. If not, welcome to this new channel and to this new project I have to maybe entertain you a bit more. And welcome in the view that you see, that is the Heathrow Airport in London. Ciao e benvenuti a tutti su iKeys Gamer, una sorta di secondo fratello del mio canale principale, che magari alcuni di voi avranno visto, magari no, chiamato iKeys Racing. Però volevo trovare il modo, diciamo, di proporre su YouTube anche un altro tipo di giochi, e in questo caso lo potete vedere, è Flight Simulator X. E vi do il benvenuto non solo sul mio canale, ma vi do anche il benvenuto all'aeroporto di Heathrow a Londra, dove quest'oggi andiamo virtualmente a provare a fare un pezzo di storia. So today is a fake 2nd of May 1952, exactly 70 years ago, where from London departed the first ever jet airliner built by the incredible company named de Havilland, that built in a couple of years after the Second World War this beautiful bird named Comet 1 with registration GALYP Jock Peter for France, that will bring us for the first time virtually in the history of civil aviation from London to Rome in, let's say, two hours and a half. Yes, 70 years ago, traveling from London to Rome was more or less like it is today, thanks to the advent of the first ever jet civil plane that human history has ever seen. As said, thanks to the genius of Mr. Sir Geoffrey de Havilland and the incredible group of people that worked back then at Hatfield, capable to transform the history from rude travels with piston engines, with the long travel time, with a lot of noise, with a lot of vibrations, into something a bit more smooth, clean, sleek in the design, and very powerful and very quick, cutting by half what was travel time back then, and also doubling the normal cruising speed. And today we will have a brief introduction, a brief history about it, for the first leg from London to Rome, that will continue then in the next episode with, let's say, a step-by-step, leg-by-leg travel time, more or less, of 2 hours for each leg. Obviously, with the magic of the video editing, I will cut down the real time frame of watching for me and for you all, but nonetheless, we will try to recreate a nice experience that looks almost old nowadays, but in fact put the basis for the modern civil aviation travels. Da Heathrow, come detto, partiremo alla volta di Roma Ciampino e poi proseguiremo anche nella parte del Medio Oriente, del Nord Africa, fino ad arrivare a Johannesburg, perché questo è il volo storico e questa è la prima tratta di questo volo storico, che esattamente 70 anni fa, grazie al genio di Sir Geoffrey de Havilland e all'equipe di persone che lavorava alla de Havilland in quel periodo, ad Hatfield, dove era presente la sede della de Havilland Company, grazie a questo Comet 1, spinto da 4 motori jet per la prima volta nella storia dell'uomo, montati su un aereo civile con tariffe passeggeri e voli a calendario come oggi li conosciamo, ci muoveremo nell'arco di circa 2 ore e 30 da Londra a Roma, e lo faremo grazie a questo aereo che ha letteralmente rivoluzionato quelli che erano i tempi di percorrenza dei voli civili da un punto all'altro del pianeta, fino a diventare una normalità che però oggi è normalità per come la conosciamo, ma solo grazie all'avvento del Comet e al fatto che si è passati da motori a pistoni a eliche, abbracciando la nuova tecnologia dei motori turbojet a reazione, se li vogliamo chiamare in maniera semplicistica. So it's time to start this first leg, and I need obviously a bit of radio assistance from the ground,
So if you don't mind, I will proceed with asking to our friends in the control tower to give us the clearance. Adding the right frequency to contact London Heathrow Ground. Iniziamo col settare la giusta frequenza e chiediamo l'autorizzazione alla clearance per poterci muovere sulla pista e decollare. So this is the plan for the first leg in episode number one for this replica of the historic first flight of the comet from London, Heathrow in this case, and Rome Ciampino. The only thing, we will increase up to 30,000 feet our cruising altitude, because it was finally possible thanks to the advent of the de Havilland comet. Ecco quindi anche la tratta che ci vedrà impegnati quest'oggi per questa rievocazione storica virtuale del primo volo civile con aereo jet grazie all'avvento del de Havilland Comet. E come anticipavo ai nostri amici inglesi, ho alzato fino a 30.000 piedi, 10.000 metri circa, l'altezza di crociera, perché ovviamente solo dall'avvento del Comet il traffico civile ha potuto iniziare a viaggiare a quote così alte, che per necessità tecniche non era una quota raggiungibile da aerei a elica con molta facilità, perché oltre una certa quota purtroppo la miscela aria-benzina decade nel suo naturale mix di questi due componenti, ed essendoci poca aria ad alta quota purtroppo i motori a pistoni pagavano un dazio non indifferente in fatto di prestazioni, per cui con gli aerei a elica era sempre necessario volare non oltre una certa quota, evitare i temporali non passandoci in mezzo né sopra, ma allargando la propria tratta per non incontrarli. Al confronto invece, per esempio, con gli aerei a getto, grazie all'avvento appunto del de Havilland Comet, più si andava in alto più il motore rendeva, essendoci aria molto rarefatta, e questo tipo di tecnologia, diciamo, che ha innalzato le quote di crociera al punto da poter letteralmente tagliare un pianeta in due, se vogliamo, con la possibilità di arrivare a non preoccuparsi più di quelle che erano le condizioni meteorologiche e di godersi quindi un viaggio quasi in linea retta dal punto A al punto B. Però essendo il pianeta Terra una sfera, un ellissoide di rotazione, se ho bei ricordi della scuola delle medie e delle superiori, quindi una sfera quasi perfetta ma leggermente schiacciata sui poli, chiaramente non esiste una linea retta precisa millimetrica che tagli in due una sfera dal punto A al punto B. Però rispetto al passato, sicuramente con l'avvento dei motori jet a reazione, il Comet ha permesso di cominciare a pensare ai viaggi in aereo quasi in linea retta. Also, from an historic point of view, I wanted to choose the precise departure time had in that period, and so from a GMT point of view, the plane started at 15:12 in the afternoon departure time. But I will need, let's say, 1 hour more or less to move things around and tell you a bit of story, etc., waiting for the clearance and blah blah blah. So we will start 1 hour prior to the original GMT flight, 15:12, but on the 2nd of May 1952. From a calendar point of view, obviously Flight Simulator allows this kind of setup, even if we will not see just planes of that era. Anyway, it's not a problem. It's a virtual compromise between history and nowadays computer technology available. Da un punto di vista storico sono andato a scegliere quindi la data del 2 maggio 1952, che chiaramente non ci mostrerà solo aerei degli anni 50, ma sarà
un compromesso almeno di calendario, l'orario originale GMT Greenwich Mean Time di partenza fu per sempre scritto nei libri di storia come le 15:12 di quel 2 maggio del 52, ma nel nostro caso ho bisogno di un'oretta circa per ottenere la clearance, muovere l'aeroplano, spiegare un paio di cose. Di conseguenza vado comunque a tenere un'ora di buffer, di anticipo, solo per essere sicuro di non partire oltre di quelle che poi diverranno le 15:12 GMT. So while this beautiful bird will bring us to Rome, so taking a bit of advantage of the modern technology available today thanks to video games, I just wanted to bring you a bit on the history matter of this flight, so the autopilot will help us to move this plane across the globe. And today we have more or less two hours and a half between London and Rome. Obviously I will cut down the time, not of the recording but of the video editing for sure. But I wanted at least to publish the first episode to respect at least the date, the original date, 70 years after. But if we go back to 70 years ago, only the jet set. So literally, who could afford to purchase a ticket to fly from London to Rome for a jet-powered engine plane
the only opportunity was the de Havilland Comet, thanks to the British Overseas Airways Corporation, the nowadays British Airways, that together with de Havilland started this weekly scheduled path between London and Johannesburg, doing some intermediate steps in Rome, in Beirut, in Khartoum, in Entebbe, then Livingstone, and finally to Johannesburg. So, welcome on board. Benvenuti quindi a bordo del de Havilland Comet 1, gestito dalla BOAC, che è l'acronimo per British Overseas Airways Corporation, la moderna British Airways, per capirci, che appunto nel lontano 2 maggio del 1952, 70 anni fa, iniziava un regolare servizio da Londra a Johannesburg, con delle tappe intermedie, passando da Roma, Beirut, Khartoum, Entebbe, Livingstone e finalmente Johannesburg. Questo perché l'aeroplano poteva, diciamo così, decollare, viaggiare e stare in volo per circa 3 ore. Di conseguenza, tra le operazioni di decollo e di atterraggio, le ore di volo erano all'incirca tra le 2 e le 2 ore e 30, dipendeva poi dal favore dei venti, eccetera, dal carico a bordo, di passeggeri e così via. E questo tipo di soluzione permise 70 anni fa di far viaggiare le persone molto velocemente, di rendere il mondo molto più piccolo, con queste lunghe tappe di circa 1000 km l'una, della durata appunto di 2 ore. Consideriamo che l'aeroplano era capace di percorrere velocità di 500 miglia all'ora, 750 km orari per capirci, e quindi una velocità non molto distante da quella che conosciamo oggi, sicuramente, per gli aerei moderni di linea, che sono intorno agli 800 km orari. E questo tipo di soluzione permise appunto di creare il volo moderno, che letteralmente dalla notte al mattino rese il mondo più piccolo, più corto, se vogliamo anche, e lo fece proprio con questo viaggio che oggi stiamo facendo in maniera virtuale. Starting to talk about the virtual cockpit, well, we are sitting currently in the commander's spot. On our right, we would have had the first officer. And then at our back, two types of engineers. The first one dedicated to the Comet systems, regarding engines, hydraulic control systems, a sort of modern fly-by-wire, but not with computers. And at the back of the captain, the radio navigator. Because yes, 70 years ago, there was not the GPS, so you had to quickly calculate, minute by minute, the position of the plane over the globe. And talking about the globe, we are currently between England and France, arriving very soon to the French countryside, here in Normandy, more or less. I am piloting really easily, without any particular huge control currently. And if you don't mind, I will keep here the control, even if the yoke should be in another position, but is also to control instruments and to show you also what the plane is saying. So let me give the welcome on board also to our Italian viewers, con anticipato agli amici inglesi. 70 anni fa, operato dalla British Overseas Airways Corporation, altro non era che la moderna British Airways, la compagnia di bandiera nazionale, che appunto ordinò una decina di Comet Mark 1, versione 1, per iniziare un programma
di volo settimanale da Londra a Johannesburg, fu il primo, che appunto 70 anni fa accadde esattamente oggi, che stiamo in qualche modo riproducendo per celebrare questo incredibile aereo, questo incredibile ottenimento, raggiungimento da parte del genere umano. And this repetitive 2 hours time frame of flight was due to the fact that the amount of fuel, of kerosene usable, given the needs of the 4 de Havilland turbojets mounted on this plane, did give this particular compromise of having 2 hours of flight, 30 minutes more or less to land, and then 30 minutes more or less of landing operations, and 30 minutes of departures. So overall, this type of reality for who embraced for the first time traveling on a jet. Possiamo anche dare un'occhiata attorno alla cabina virtuale di Flight Simulator per questo Comet Mark 1, versione 1. Comet che, come di prassi moderna, lascia sulla sinistra il capitano, a destra il primo ufficiale, ma che all'epoca, 70 anni fa, aveva anche un operatore, un ingegnere per i sistemi idraulici e per i motori, seduto alle spalle del primo ufficiale, e seduto alle spalle del capitano un operatore radio e un ingegnere di navigazione, che letteralmente dalla notte al mattino si è ritrovato ad avere un mestiere molto critico, molto particolare, perché questo aeroplano era capace di viaggiare già a oltre 500 miglia all'ora, quindi 750 km orari, qualcosa che era praticamente il doppio di qualunque altro grosso e potente aeroplano ad elica, spinto da eliche mosse da motore a pistone. Per quell'improvviso si iniziò a muoversi davvero velocemente, riducendo spazi e tempi di percorrenza, e questo portò anche una sorta di rivoluzione nell'ambito del pilotaggio aeronautico. Oggi sarebbe normale fuori dal finestrino vedere un Airbus A321, ma all'epoca solo il de Havilland Comet volava a qualcosa come 25.000-30.000 piedi, diciamo 10.000 metri per arrotondare i numeri, e appunto con velocità prossime alle 500 miglia l'ora, 750 km orari. L'autonomia era di 2 ore, era un compromesso fra tutto il cherosene caricabile, mettiamola così, e i 4 motori Ghost Engine Turbojet progettati assieme all'aeroplano anche dalla De Havilland. All'epoca il motore Turbojet era ancora una novità, era ancora quasi una scommessa. Eppure, nonostante questo, la De Havilland riuscì a costruire un aeroplano assolutamente avanti per i tempi seguenti neanche qualche decennio, la Seconda Guerra Mondiale, e fu letteralmente una scommessa vinta, prima che dei tragici incidenti minassero la reputazione, diciamo così, del Comet. Però quest'oggi siamo in volo da Londra a Roma, ma in realtà è solamente una prima fase di questo volo che ci terrà compagnia, che come detto ci ha visti partire da Londra. In questo momento ci sta vedendo attraversare il territorio francese, e una volta arrivati a Roma però sarà solo ed esclusivamente il primo pezzo di viaggio, che nell'arco di 24 ore porterà il jet set, quindi letteralmente le persone che potevano comprarsi un biglietto aereo spinto da un aeroplano dotato di motori turbojet, tratta che, chiaramente facendo parte quasi in linea retta di proprietà, mettiamola così, internazionali di Londra e di Johannesburg in Sudafrica, entrambe comunque facenti parte di quello che fu
l'immenso impero inglese britannico del 1800 e che nei primi anni del 1900 vedeva svilupparsi anche questa, chiamiamola proprietà, possedimenti, letteralmente dal nord al sud del pianeta, e non poté essere che la compagnia di bandiera inglese a effettuare questo primo volo e un aereo inglese, appunto un De Havilland Comet, a effettuare questa data storica nella storia dell'uomo. Ovviamente non potremo rispettare esattamente le tabelle di marcia, non sono stato qua a calcolare venti, velocità, eccetera. Il mio video ha uno scopo puramente informativo e celebrativo storico, però mi ha sempre emozionato e fatto specie pensare che già 70 anni fa, grazie alla De Havilland, grazie al Comet, grazie a Winston Churchill che aveva fortemente voluto questo aeroplano, mi ha sempre emozionato pensare che quasi un secolo fa fosse già possibile viaggiare da Londra a Roma in poco più di 2 ore. E non solo, in 24 ore raggiungere dal nord al sud il pianeta Terra, quasi in linea retta. L'unica, diciamo così, l'unico compromesso, l'unica questione era ovviamente legata al fatto che questo aereo aveva 2 ore di autonomia in volo, mezz'ora per decollare, mezz'ora per atterrare, e quindi le tratte non potevano che essere fornite e seguite, dovendo ragionare un po' così: andare in volo ad alta quota al più presto, scendere poi al più presto a terra, rifornire l'aeroplano e dopo un paio d'ore ripartire al massimo, con eventualmente anche cambio di equipaggio. Il volo in sé, nella realtà, si svolse in meno di 24 ore da Londra a Johannesburg tra il 2 e il 3 maggio del 1952 e fu qualcosa di epico che cambiò per sempre il mondo dell'aviazione, tant'è che dal 52 al 54, prima dell'arrivo dei tragici incidenti che contraddistinsero purtroppo la vita del De Havilland Comet, ve ne parlerò in seguito, la BOAC e alcune compagnie private francesi, giapponesi, americane prenotarono e alcuni iniziarono anche a far volare il Comet, perché davvero rappresentava forse quello che il Concorde ha rappresentato dagli anni 70 in poi fino ai giorni nostri, con il volo a velocità supersonica. Ecco, bene o male è stato un po' lo stesso tipo di cambio epocale, se vogliamo. Il mondo non è più stato lo stesso grazie all'avvento del Concorde e 25 anni prima grazie all'avvento del Comet. Come detto, ci sarebbero poi stati degli incidenti tragici a partire dal 1954, ma per darvi un'idea, questo aeroplano tra il 52 e il 54 ha volato praticamente unico al mondo con un servizio regolare spinto da motori turbojet. Dopo gli incidenti del 54 è stato sviluppato, mentre questo aeroplano effettuava servizio di linea tradizionale, è stato sviluppato il Comet 2, poi utilizzato principalmente in ambienti militari, il prototipo del Comet 3, il G Anlo, che poi ha dato vita al Comet 4, che dal 55-56 in poi ha iniziato ad avere un servizio regolare anch'esso, sempre tramite la BOAC e altre compagnie aeree. E solo fino praticamente al 59, agli anni 60, si è arrivati ad avere anche regolarmente dei Boeing 707 e dei Douglas DC-8, operanti entrambi 4 motori turbojet, aprendo quindi la strada anche agli americani come costruttori per il mondo dell'aviazione civile. E se non fosse stato per quelli che sono stati tragici incidenti, di cui sicuramente vi parlerò quanto prima su questo canale, il Comet avrebbe avuto praticamente il monopolio del mercato civile a reazione per tutti gli anni 50. Purtroppo il destino decise diversamente, ed è triste da dire, ma grazie al sacrificio del Comet e soprattutto delle persone che persero la vita nei voli incriminati, l'aviazione civile ha fatto dei passi da gigante e l'ha resa il mezzo di trasporto più sicuro che ancora oggi possiamo riconoscere negli spostamenti di tutti i giorni.
A riguardo del Comet lo vedete graficamente, anche se è una riproduzione virtuale con dei pixel. L'incredibile linea affusolata, pulita e assolutamente moderna, anzi forse quasi più moderna rispetto a tanti aeroplani oggi in circolazione. L'unica differenza, se vogliamo, oggi è che i motori si appendono alle ali per, in caso di incidenti o incendi, per tenerli lontani dalla fusoliera, ma per il resto non è cambiato molto. Il Comet è stato il primo ad avere un servizio di volo civile regolare con cabina pressurizzata, per cui poteva tranquillamente volare a 30.000 piedi di quota, 10.000 metri di quota, come se al massimo si avesse l'impressione di respirare a 2.000-2.500 metri di quota, e quindi non era obbligatorio, diciamo così, indossare maschere per l'ossigeno. Ed esattamente proprio dove oggi volano gli aerei si formano le scie di condensa, come in questo momento. Il carburante era caricato all'interno delle ali. Erano disponibili 36 posti passeggeri con dai 5 ai 6 membri di equipaggio, per ovviamente un'elite all'epoca, la stessa elite che 20 anni dopo avrebbe comprato un biglietto per viaggiare a velocità supersonica con il Concorde. I sistemi di controllo erano idraulici e trasmettevano una sorta di force feedback ai piloti, proprio come oggi quando compriamo un'attrezzatura Thrustmaster, Logitech, Fanatec, per correre con delle macchine virtuali. E si viaggiava nell'assoluto silenzio, o quasi, in assenza di vibrazioni, sembrava di essere sospesi in aria. Tant'è che lo vedete nel video in sovrimpressione. Si poteva tranquillamente fare di castelli di carta, tenere ferme delle monete. Questo era il livello di comfort e di tecnologia offerto dalla De Havilland. Qualcosa di oggi normale, ma 70 anni fa praticamente impensabile. It was pure beauty, a masterpiece of technology, made to fly above the clouds, above thunderstorms, bad weather. This plane was pressurized, the cabin was absolutely pressurized at the beginning, was controlled by an hydraulic system, giving a force feedback to the pilots, like modern Thrustmaster, Logitech and Fanatec equipment for who loves racing like me and some of you. It was meant to fly 2 hours, having then more or less 30 minutes to land, 30 minutes to become airborne, and then within it, after 2 hours of flight at 500 miles per hour or 750 kilometers per hour, an intermediate stop to refuel, to sometimes change the crew, and then go airborne again, and for another 2 hours fly to the next destination. It's incredible to think about an almost futuristic design like this, given that the prototype did fly the 27th of July 49, and then went in production a couple of years later, and then became the first production Comet that you see here, with buried engines within wings and fuselage, fuel loaded between the fuselage and the wings, like today. Flying on this bird was smooth, almost noiseless. The luxury was obviously also intended for the meal served on board, and it was absolutely the future already available 70 years ago. The design was sleek, smooth, clean, something we don't see very often nowadays. What has changed is that engines have been moved from being close to the fuselage, just hooked
and I think it was absolutely something special and something really futuristic. The Comet had a sort of monopoly for the choices of airways corporations between this flight, 2nd of May 52, and the beginning of 54, where luckily some tragic crashes grounded the plane. But back then it was not really easy to know some factors regarding comet crashes that I will tell you in a different video, in a different moment. And so between 52 and 54 was absolutely a must have the possibility to fly a subsonic jet airplane. But then, unluckily, with the sacrifice of the comet, but especially of all the people that lost their lives, in particular with the two comet crashes that went then under investigation, those experiences, at least luckily, transformed civil aviation, making it becoming like we know nowadays. So, coming back on board, I will fly very quickly this plane close to home. So, enjoy the magic of the video editing and see you very soon in a couple of seconds for the preparation of the landing of Jörg Peter on the ground of Rome Ciampino in Italy. Quindi andrò a volare molto velocemente questo aeroplano chiamato Jörg Peter, G-Alip Jörg Peter, nei paraggi di Roma Ciampino, per cui ci vediamo fra qualche minuto per l'atterraggio.
Okay, if you're ready for the vomit, I'm going to try to land this plane. Se siete pronti per il vomito, vado a provare a far atterrare questo aeroplano. Did you vomit? I was thinking to destroy the plane and almost have been capable to do it. Sono quasi riuscito a schiantare l'aeroplano, ma non ho iniziato questo video dicendo che sono in qualche modo un bravo videogiocatore di Flight Simulator. Non l'ho mai detto, non mi avete mai sentito dirlo all'inizio del video e non lo dirò mai. Avete visto che, a parte volare più o meno liberamente da qualche parte, da destra a sinistra, dal punto A al punto B, tendenzialmente sicuramente devo fare molta pratica. Era una vita che non giocavo a questo gioco, per cui tempo di prendere qualche strumento, come vedete qua, e settarlo. Non ho fatto altrimenti, però siamo arrivati a destinazione, al primo gate disponibile che ci hanno dato, e il viaggio è finito, l'episodio 1 anche. Siamo quindi arrivati, diciamo, alla fine del primo pezzo che mi ero messo in testa di fare. I successivi seguiranno nei prossimi giorni, però essendo oggi, diciamo, il giorno esatto di ricorrenza del 70esimo, non potevo
esimermi. Quindi spero che questa breve storia raccontata tra una virata e l'altra e un tentativo di suicidio e l'altro vi abbia, se non altro, portato magari a conoscere un aeroplano che magari vi mancava o che magari avete sentito nominare in qualche altra occasione. Però credo che per il principale motivo che mi sono permesso di raccontarvi quest'oggi valga davvero la pena, se vogliamo ricordarlo per questo motivo. Ecco, il Comet è stato in assoluto l'aeroplano che ha cambiato fortunatamente le sorti dell'aviazione civile, altrimenti saremmo stati ancora qui a volare su aerei a elica. So as you can see, I didn't say I was an expert on flying airplanes in reality or for also or virtually speaking, but at least we arrived almost safe despite doing some rally. But this is the de Havilland Comet that for the time being, when you will probably see the video, will celebrate its 70 years period from the first official formal civil travel. And so I hope at least I have told a little history, very unknown by some, both regarding the plane and the type of flight offered 70 years ago today in history. So thank you very much for watching. From Marco from Monza, I can only wish you the best for you and your beloved. Hoping to find again with myself here on Ikey's Gamer or with the other cousin, the other brother, let's say. So wishing you the best. At least you arrived alive with me today at Rome Ciampino. The first episode will finish here. It was just a reason to tell a story that I really love very much, especially regarding the plane. And anyway, I hope at least to having been capable to tell you a story not seen, not known so far, maybe. So from Rome Ciampino, but in reality from Monza, from Marco, thank you very much for watching. I wish you all the best to you and your beloved. And because I normally say stay home, stay safe, stay racing on my other channel, this time I would say stay home, stay safe, stay gaming. See you very soon for the next episode of Ikey's Gamer. Ciao from Marco from Monza, bye bye, stay well, see you later, alligator. Ciao a tutti, grazie per essere stati con me e a presto, alla prossima, ciao!